Gentile Antonio Mariotti, pubblico ministero presso la Procura del Tribunale di Lucca. In Italia ci sono oltre 9 milioni di denunce archiviate nei cessi delle procure e lei apre un fascicolo per un cane che si è perso. È chiaro che lei è uno svelto ad aprire i fascicoli. Ci faccia vedere fin dove arrivano i suoi alti valori morali. Ci faccia vedere se lei ha il coraggio di aprire un fascicolo anche per questo video in cui le dico apertamente che lei è un idiota, un imbecille, così come quella cagnetta imbecille di sua moglie. Qualche tempo fa una università inglese mi ha offerto un dottorato di ricerca, ma i professori nella foto della mia cerimonia di laurea, Emilio Tiberi e Bianca De Bernardi dell'Università di Verona, non hanno confermato il titolo di laurea emesso da loro stessi, con tanto di foto, firme e timbri, e mi hanno fatto fare la figura del falsario. E quando, riguardo questi fatti, la Comunità Europea ha spedito denuncia al Tribunale di Milano, il procuratore Corrado Carnevali ha archiviato la denuncia nel cesso al fine di difendere gli alti valori morali di una banda di mafiosi e di falsari. Gentile Antonio Mariotti, lo sa che lei con i suoi colleghi Corrado Carnevali e Guido Papalia e Alessandro Pansa, il capo della polizia, fate proprio un bel gruppo di teste di cazzo, senza pensare a quell'imbecille presidenziale di Giorgio Napolitano che sarebbe suo dovere difendere. Gentile Antonio Mariotti, lasci perdere le cagnette perdute, ci faccia vedere fin dove arrivano i suoi alti valori morali, ci faccia vedere se lei ha il coraggio di portare questo video in tribunale, ci faccia vedere se lei ha il coraggio di riportare in tribunale le denunce che i suoi colleghi mafiosi archiviano nei cessi delle procure. In conclusione, mi saluti quel bimbo minchia di Giorgio Napolitano, gli dica che è un partigiano del 9 settembre. Cordiali saluti, Luca Benatti.